Questa domenica incontriamo un Vangelo forte, deciso, con un personaggio unico che si chiama Bartimeo. E le condizioni con cui viene presentato Bartimeo non sono sicuramente quelle ideali. L'Evangelista si sofferma su alcune condizioni di vita di Bartimeo che sono estreme, ai margini della vita. Ovvero Bartimeo viene descritto come cieco, mendicante e solo. Queste tre condizioni di Bartimeo, come possono parlare alla nostra vita? Vediamo. Bartimeo è identificato come cieco. Quante volte anche noi vediamo tutto nero nella vita? Quante volte non riusciamo più a vedere la realtà? Quante volte ci sentiamo disorientati nella vita? Ma ancora di più, Bartimeo è mendicante. Allora quante volte anche noi elemosiniamo quattro spiccioli di affetto? Quante volte cerchiamo un po' di attenzioni dagli altri? Quante volte speriamo di avere gratificazioni che poi invece non arrivano? Ma ancora di più, Bartimeo è descritto nel Vangelo come un uomo solo. Quante volte anche noi ci sentiamo disperatamente soli, anche se attorniati da molte relazioni? Quante volte ci sembra di parlare nel vuoto di fronte agli altri? Quante volte proviamo l'aridità quando gli altri parlano? Ecco, queste sono condizioni che rappresentano l'umanità ferita e spesso mascherata dell'opposto. Sono condizioni, quelle di Bartimeo, che se ci pensiamo bene parlano di tutti noi, nessuno escluso. Il peggio è innamorarci di queste condizioni, non ribellarsi, essere imprigionati in prigioni che sentiamo come case. Ma quando passa Gesù, queste condizioni di vita si trasformano. Gesù vede la povertà di quest'uomo, vede la fatica di vivere, anzi di sopravvivere, e allora ridona la vista di una vita da gustare, ridona amore e considerazione necessari per vivere, ridona consolazione e compagnia a Bartimeo. Gesù riaccende la vita dove vi è disperazione, dove vi è apatia, dove vi è non senso. Gesù riesce a far risorgere Bartimeo, ma grazie al grido di Bartimeo, al grido «Abbi pietà di me!» Non vi è un urlo più cristiano e colmo di fiducia e di slancio verso Dio. Un uomo che vuole risorgere nella vita tenebrosa in cui vive, urla «Signore, abbi pietà di me!» Bartimeo lo fa quest'urlo, ma la folla cerca di farlo tacere, cerca di non far ascoltare il grido a Gesù. Oggi è così. Troppa gente cerca di soffocare il grido di aiuto di tanti uomini e di tante donne che si rivolgono a Dio. Troppa gente cerca di disorientare le anime con ragionamenti puramente umani e mediocri. Quelli che Papa Francesco nell'ottobre del 2018 definì i demoni della mediocrità, ovvero gente che guarda dall'alto anche la fede, vedendola scollata dalla realtà, è come un piccolo oggetto di devozione. Bartimeo si ostina, Bartimeo capisce che la vita è possibile anche con tutti contro. Infatti Bartimeo non parla, ma grida. Bartimeo non solo si alza, ma si slancia in piedi verso Gesù.
una guarigione che sembrava impossibile agli uomini è avvenuta, e tutto ha avuto inizio con l'atto di fede, con la consapevolezza che Gesù passava nella sua vita e poteva aiutarlo. Infatti Gesù ascolta Bartimeo, lo accoglie e gli pone davanti un cammino. Gesù guarisce Bartimeo prima come uomo e poi come cieco, mendicante e solo. Gesù rende vivo quest'uomo in ciò che gli manca dalla vita, gli ridona il gusto della vita. Bartimeo ha trovato uno che ascolta, che capisce le sue ferite, che non lo condanna, non lo giudica, anzi, che si china verso di lui per sanare questa miseria umana. Lo sguardo di Gesù si posa sulla povertà, sulla fragilità di Bartimeo, e Gesù vuole fare la stessa cosa con ognuno di noi, nessuno escluso. Gesù a Bartimeo pone una domanda diretta: cosa vuoi che io faccia? E oggi la pone a ognuno di noi. Sentirsi questa domanda da Gesù, dalle labbra, dalla voce di Gesù, ci commuoverebbe tutti. Una domanda che però non dobbiamo fraintendere, una domanda rivolta a una specie di Aladino per esaudire i nostri desideri, ma quel cosa vuoi che io faccia è una domanda profonda per capire cosa vuoi che faccia nella tua vita per ridarti la luce, per ridarti la forza e il gusto della vita. Perché a primo acchito potremo chiedere soldi, casa, fortuna, amore, carriera, salute, cose certo importanti, ma che non danno la pienezza di vita. Quel cosa vuoi che io faccia rivolto a Bartimeo è un cammino che Gesù fa fare a Bartimeo affinché lui inizi dalle fondamenta, dai pilastri della vita. Bartimeo ha capito questo e chiede una cosa sola. Gli risponde: che io veda. Certo, la sua cecità era una mancanza fisica, ma dietro quel io veda c'è tutta l'apertura alla luce della vita. Può sembrare la richiesta di un miracolo fisico, e lo è, ma vi è in profondità una vita spenta che grida a una nuova luce. Che audace la conversione di Bartimeo. La sua vita è cambiata perché si è messo in gioco, ha creduto in Gesù. Ora Bartimeo sa dove mettere i piedi nella vita, senza più la paura delle tenebre. Ora Bartimeo ha scoperto che Dio ha fatto qualcosa per lui prima che lui facesse qualcosa per Dio. Bartimeo ha scoperto l'amore gratuito di Dio. Ora tocca a noi, se ci sentiamo Bartimeo, imitare il suo coraggio. Ricorda che il mondo non cambierà mai, ma ciò che può cambiare è il tuo sguardo verso il mondo. E come fare a cambiare questo sguardo? Mettendosi in ginocchio per saper stare in piedi, mettersi a gridare verso Dio anziché vivere una fede passiva. Il vero cristiano è colui che vive e gusta l'opera di Dio nella sua vita per poi trasmetterla con coraggio agli altri. Concludo con una meravigliosa frase di San Giovanni Paolo II che è estremamente aderente al Vangelo di oggi. La disse il 14 aprile dell'anno 2000. San Giovanni Paolo II disse: non abbiate paura di ritornare incessantemente a Cristo, fonte della vita. Manifestando la sua fiducia, Gesù volge a voi il suo sguardo e vi invita a fare della vostra esistenza qualcosa di buono.
nel silenzio del vostro cuore, non abbiate paura di ascoltare il Signore che vi parla. Bellissima questa frase, da riascoltare più volte, da scrivere però nel nostro cuore, per comprenderla, viverla e quindi farsi toccare la vita da Gesù per rinascere a nuova vita.